ascoltato le parole di Marco e del compagno che mi ha preceduto. E dall'ultimo comitato di radicalità, di congresso di radicali italiani, che penso a cosa serva radicali italiani. Qualche anno fa una persona molto cara, un radicale, mi disse che era importante fare parte del comitato perché il comitato dei radicali italiani dava la linea politica al partito. Poi cresci, vivi l'esperienza del comitato, che premetto, almeno per quel che mi riguarda, mi piace a livello umano, e ti accorgi che l'unica politica, la linea politica vigente è quella del mister Pannella. Quindi Pannella cosa dice? Ci presentiamo alle elezioni? Decide Marco. Con che nome? Sempre Marco decide. Con chi ci alleiamo? Basta un trip di Giacinto e mi trovo a dividere un risciò insieme a Storace. E sti cazzi. Poi mi domando dove sta la coerenza, perché ci sono radicali storici che mi fanno la morale e dicono ma Marco lo conosciamo bene, lui vede le cose come noi non possiamo. Ma da solo, secondo me, nessuno di noi può fare qualcosa. Radicali italiani, quindi, secondo me, non ha senso di essere. Anche perché, facciamo l'esempio di quello che è accaduto nell'ultimo congresso. Cosa conta la lista Pennella? 103 voti su 100 di votanti. Ma non è che alla fine le uniche vere rappresentanti radicali e le uniche vere rappresentanze radicali sono le associazioni che invece fanno parte di questa galassia radicale? Ad esempio la Luca Coscioni, Non c'è pace senza giustizia, l'ARA. E io qua voglio aprire una piccola parentesi perché mi domando come mai Claudia Sterzi non è candidata in nessuna delle liste a Ministri a Giustizia e Libertà? Questa è una domanda che mi sono fatto appena ho visto nomi. Ad esempio, Cerrone, ok, lasciamo perdere. Ok, poi abbiamo altre associazioni come Certi Diritti, e quelle che diciamo, quelle piccole che con il proprio sangue ogni giorno fanno i militanti. Io sono radicale da quando ascolto la radio chi ha eliminato ad esempio la pena di morte in alcuni stati, non c'è pace senza giustizia. Sono radicale per esempio quando vedo difendere i diritti di chi non ha voce. Sono radicale ad esempio perché esistono associazioni come Parte in Causa di un'iscritta come Giovanna Leveta, e sono radicale anche perché vedo Mina Welby parlare della dignità di Piero e di come chieda a gran voce una morte dignitosa. Io sono radicale quando vedo i compagni di Certi Diritti manifestare per l'uguaglianza dinanzi alla legge della battaglia per il matrimonio civile, a cui per esempio Marco Pannella non ha detto nulla, lasciamo perdere, anche qua faccio vedere un velo. Dico, a me capita spesso di svendere la nostra personalità, di svendere noi stessi. Quindi io mi domando, come ci possiamo meravigliare che nessuno ci voti? Faccio difficoltà quindi a comprendere le scelte politiche sbagliate. No. Faccio difficoltà a comprendere le scelte politiche sbagliate di Marco, ma agli elettori questo non interessa, perché credo che veramente Radicali Italiani stia implodendo, e la colpa sta nel fatto di non riconoscere gli errori di una linea politica sbagliata. Per quel che mi riguarda, pur considerato il mio dispetto di tutto radicale, penso cosa succederà al dopo Marco. Cioè, lunga vita Marco Magliarusa! Penso che al momento non ci siano leader validi, non politici, poiché quelli che ho visto spirare in passerella di recente sono soltanto, diciamo, burattini, marionette, chiamiamoli così. Quindi mi chiedo, come radicali italiani, che senso ha continuare ad esistere? Non sarebbe meglio una bella eutanasia per far cessare le sofferenze di questo malato incurabile? Ascoltavo l'altro giorno Rita Bernardini per radio, che in parole povere spiegava le motivazioni che spingono Marco Pannella a operare certe scelte. La risposta, in maniera semplicistica, è stato che, diciamo, bisognava decidere per il minore dei mali, in questo senso. Quindi non credo che ci siano partiti politici che non si vogliano alleare con i radicali, cioè quindi la scelta di Storace, torno sempre là, ma ci sono partiti simili a noi, almeno in qualcosa. Quindi io farei delle coalizioni, questa è la mia proposta. Ad esempio abbiamo SEL, Fermare il Declino e altri, che contengono all'interno pezzi di noi, che non valorizziamo abbastanza. Parliamoci chiaro, noi radicali abbiamo delle buone idee, ma come diceva la mia maestra delle medie, non si applica abbastanza, poi mi sono laureato e perché ho trovato la mia strada. Quindi la nostra strada è la strada.
la militanza in mezzo alla gente, insieme alla situazione simile a noi. Io parlo dell'esempio del sud, dalla Calabria. Ad esempio, stiamo facendo già cose simili. Collaboriamo con SEL, collaboriamo con Fermare il Declino, collaboriamo con l'Arcigay, collaboriamo con Polizia Aperta, collaboriamo con la CGL, e la lista è molto lunga perché ce ne sono tante associazioni che si ritengono radicali o comunque hanno pezzi di radicale al loro interno. Quindi stiamo seminando per raccogliere insieme. Ma loro la pensano come noi? E noi ci ascoltiamo a vicenda? Qui questa regola è la base. Secondo me è stata cancellata perché stiamo dando ascolto solo a una persona. Io voglio lasciare spazio ad altri colleghi, ad altri compagni, quindi non andrò oltre nel mio scritto. Voglio soltanto dire che questa sera una di queste associazioni, l'Associazione Radicale Certi Diritti, sta manifestando a Milano, vicino al Consolato Russo, alle 18 è previsto, diciamo, l'incontro, perché il 25 gennaio del 2013 la Duma ha approvato in prima lettura con 300 voti favorevoli su un totale di 450 una legge contro la cosiddetta propaganda omosessuale. Questa propaganda, se adottata in seconda e terza lettura, farà in modo che anche uno spettacolo, una canzone, a prescindere dall'orientamento sessuale, saranno perseguiti penalmente e quindi saranno incarcerati. Quindi chiedo a tutti quelli che si trovano magari a Milano in questo momento e stanno ascoltando per Radio Radicale questo appello, di andare puniti di un bavaglio, come faranno appunto gli iscritti dell'Associazione Radicale Certi Diritti, e manifestare per la libertà e contro ogni forma di costrizione. Grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato e buon comitato. Ciao.